Ok, siamo live. Perfetto. Eravamo rimasti qui. Pardon. Ci siamo? Perfetto, ci siamo. Io non sono il Dei! È troppo alto? Torna indietro! Un Dov'è? altro ti sei già addormentato! Ammazza quella stronza. Via il prossimo! Soldi. Ti è cambiato telecinesi, non ci capisco. Sarà l'atto finale? Chi lo sa? Andiamo? Penso che sì, siamo pronti per andare. Buongiorno Shady, Posso buongiorno! portare l'acqua dei serbatoi all'ebollizione. Dobbiamo Ben tornare trovato, alla ben piattaforma trovato. d'attracco, padre. Presto! Allora. Abbiamo visto tutto. Tu hai concesso a Eleanor la libertà di scelta e ora, come una piaga, lei la sta diffondendo tra gli innocenti. Essere consci della propria condizione è una maledizione, Delta. Tu li stai condannando. Perché questa maledizione? Andiamo avanti. Che non riesco a muoverlo poi. Sigarette. Sì. Molti chiodi servono per ucciderli. Sì. Allora. Vediamo se ci sta qualche altra cosa qui che dobbiamo prendere. Boh, forse 125 di. Vabbè, ce ne abbiamo 125. Sì. Ma io l'ho migliorato. Io riesco sempre a migliorarle le armi. Però non tutte Sto sono entrando nella migliorabili, vasca purtroppo. della zavorra, padre. Quando vuoi che inizi, avvicinati al vetro. Una volta avviato il processo, non potremo più tornare indietro. Wow. Questa sì che è bella sta cosa. Che figata. Saresti capace di strappare la mia unica figlia alla sua casa e alla sua famiglia e di darla in pasto a un mondo senza speranza. Anche se l'utopia muore con lei, preferirei far morire tutti. Addio, Figurati. Eleanor. Mamma ti aspetterà per sempre. Mamma. Addio, Stanno mamma. arrivando, padre. Respingili finché non porto l'acqua in ebollizione. Ma adesso se uso questa perk, questo lei compare? Lei non compare. Giustamente. Pardon. Lei non compare, giustamente. Quasi in ebollizione. Chi è? Mettiamoci due torrette, va. Che qua la vedo dura. Qual è? Due. No, tre, scusa. Sempre due. No.
Fatti permesso. Molta combattiva. Sta bollendo. Ora posso aiutarti a combattere. Butta la pasta. Se sta bollendo, butta la pasta, no? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Dai, yeah. No, no, no. Oh, ha finito le munizioni. Che casino! Non lo so, Bioshock Infinite o un gioco horror, l'ho detto. Non ne sono ancora convinto, però vorrei provare Phasmophobia, onestamente. Che costa poco, poi ci giocano un sacco di miei amici. Però la mattina posso streamare. Magari il pomeriggio posso trovare qualcuno. La mattina faccio sempre un single player, così la mattina posso streamare, la sera non tanto. La sera posso giocare per un pochettino. Sì, lo so, lo so. Ce l'ho fatta, padre. No, no, infatti se finisce presto, sì, adesso non so, boh. Adesso casomai, perché questo video andrà anche su YouTube, quindi se è il finale. Pensavo che ci stava un altro po' di tempo, però. Che succede? Terapi. Che abbiamo qui? Vabbè, fa niente. Un po' di rivetti, un po' di roba varia. Che c'è? Padre, l'ascensore che porta alla navetta è allagato. Dobbiamo equalizzare la pressione qui. La porta non si aprirà. Distruggi quei tubi di vetro per far allagare la stanza. Come li distruggo? Così. Ce l'abbiamo fatta, padre! Stiamo per partire! Raggiungi l'ascensore! Ok, 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 ok. Le bombe, padre! Viaggio verso la superficie. Cadendo, corri! Oh, mamma mia! Cacchio. Allora, ok, lei è riuscita ad andarsene. Io penso che ho fatto una brutta fine. Fontaine Futuristics. Ah, proprio così. E poi, padre, il sogno di Rapture era finito. Tu mi hai insegnato che il male è solo una parola. In fondo, è semplice dolore e contorsione muscolare. Ti sei sacrificato,
hai resistito. E quando ne hai avuto occasione, hai perdonato. Sempre. Mia madre credeva che non fosse possibile redimere questo mondo. Ma si sbagliava, padre. Noi siamo l'utopia. Tu e io. E col perdono abbiamo dato una possibilità anche a lei. Grandioso, grandioso, grandioso. Il sogno di Rapture è finito. Ma svegliandomi, sono rinata. Questo mondo non è pronto per me, eppure eccomi qua. Sarebbe facile sbagliare nel giudicarli. Tu sei la mia coscienza, padre. Ho bisogno che tu mi guidi. Ho bisogno che tu mi guidi. Ah, figurati. Un'esperienza anche per me riviverla, perché è bello, 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 bello. Tu resterai sempre con me, padre. I tuoi ricordi, i tuoi impulsi. Quando avrò bisogno di te, tu ci sarai, sussurrandomi consigli all'orecchio. No, vorrei riuscire a capire il collegamento tra il 2 e il 3, se c'è. Cioè, Infinite. Che non me lo ricordo nemmeno il 3. Lacrimoni. Se l'utopia non è un luogo, ma sono le persone, allora dobbiamo scegliere attentamente, perché il mondo sta per cambiare. E in questa storia, Rapture è stato solo l'inizio. Senza.